Bentornati a una nuova puntata del ciclo di Catechesi Vizi e Virtù, che ci sta accompagnando ormai da un pochino di tempo e siamo dentro già da più di qualche puntata la più bella, la più grande delle virtù, che è la virtù teologale della carità. La volta scorsa abbiamo cominciato a vederla descritta dentro il Catechismo Maggiore di San Pio X, che commenta in maniera egregia, scusate, il grandissimo precetto della carità che abbiamo già meditato e riflettuto essere anzitutto l'amore di Dio. Cioè, questo spero che rimanga chiaro per tutti, ecco, al termine di questo ciclo di catechesi, che quando sentiremo nominare la carità non pensiamo subito come prima cosa all'elemosina fatta per carità pur essendo cosa lodevolissima e da farsi ai poveri, ma non è questa principalmente la carità, nemmeno le opere di carità, nemmeno qualche atto, come dire, di amore fraterno, ma la carità è anzitutto, come abbiamo già avuto modo di vedere, come il Catechismo di San Pio X ci sta insegnando e questa sera lo farà ancora, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze. Oggi proseguiamo la nostra analisi del Catechismo di San Pio X, su questa bellissima virtù, proseguendo la lettura che, senza perdersi in troppi preamboli, comincio subito. 902. La volta scorsa ci siamo fermati a che cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore. Che cosa vuol dire amare Dio con tutta la mente? Secondo aspetto. Allora, il Catechismo risponde: amare Dio con tutta la mente vuol dire indirizzare a Lui tutti i nostri pensieri. Bene, e potremmo chiederci: e che significa indirizzare a Dio tutti i nostri pensieri? Ecco, oltre che uno splendido passaggio, non so chi di voi lo conosce, ecco, di quella bellissimo passo di un monsignore, Monsignor Lebrun si chiama, che era stato stampato su un'immaginetta della Divina Misericordia. Io lo ricordo, questa è una cosa vecchia, io ero bambino quando vidi quella cosa. Era un commento molto bello di un monsignore che prestava le sue parole a Gesù per dire appunto delle cose molto molto belle inerenti all'amore che Gesù chiede. E tra le varie cose dice: voglio che pensi a me ogni ora del giorno e della notte, no? Pensare sempre e soltanto a lui. È chiaro che questo non è possibile mantenerlo sempre in atto, no? Ecco. Però, dicevo anche questa mattina in una meditazione sulla Divina Volontà, dove Gesù diceva una cosa bellissima a un certo punto, no? Che quando si vive nella divina volontà si vive in uno stato di amore ardente. Quindi questo l'abbiamo già visto la volta scorsa con l'amare Dio con tutto il cuore, no? Quando una persona è innamorata, che succede? Che il pensiero sta sempre lì. Ecco perché viene prima amare Dio con tutto il cuore. Cioè, attenzione che la sequenza è importante. Perché la prima cosa, anche se a noi questo può sembrare strano, che deve partire nei confronti dell'Altissimo, è qualcosa di simile a quando noi siamo innamorati. Quando io ero giovane si diceva, non so se si può dire, non so se dice che uno aveva perso la testa per qualcuno, perso la testa, che significa? Che la testa sta sempre lì. Oppure si diceva con un linguaggio un po' più giovanile, feriale, ha sbroccato. Quindi quando uno ha sbroccato vuol dire che c'è proprio che non capiva più niente, che la testa stava altrove. Quindi tu, che ne so, stavi a scuola, sì, stavi a scuola, seguivi la lezione, però la testa stava altrove. Stavi con gli amici a goderti un momento di relax, però la testa stava altrove. Perché quando uno è innamorato, anche quando non è possibile, come dire, attualmente stare, quindi
intrattenersi con, in qualche modo il pensiero sta sempre lì. Con Dio, questa è una cosa ancora più, come dire, più intrigante, più bella, perché mentre un essere umano, se noi siamo innamorati, magari stiamo sempre a pensare lì, però non ci rendiamo conto che sì, noi ci pensiamo, ma quello non lo sa, perché non vede i nostri pensieri. Oh, e invece la grande differenza è che se noi pensiamo all'Altissimo, l'Altissimo lo sa. L'Altissimo i nostri pensieri li vede, lui lo sa se stiamo pensando più o meno sempre e solo a lui. E questo diventa poi veramente tanta, tanta roba, perché quanta grazia riceverà chi pensa sempre e solo a lui, no? Quindi chi per esempio pensare a lui significa cosa gli sarà gradito, cosa desidera che faccio, che ne so, qual è la verità su questa cosa, no? Come vede lui questa situazione, cosa pensa di quello che sto facendo, cosa pensa di quello che sto dicendo. Quindi, cioè, avere questa connessione di pensieri, che poi significa piano piano vivere sotto l'ombra dell'Altissimo, sotto la Shekinah, dicono i testi dell'Antico Testamento, no? Sappiamo che popolo di Israele, quando usciva dal deserto, c'aveva la nube che viaggiava dinanzi al popolo come colonna per guidarlo. Ogni tanto la nube si stendeva sopra e copriva il popolo di Israele, no? Non so se chi di voi sa che quel copricapo particolare che portano gli ebrei, si chiama la kippah, è un bellissimo segno di per sé. Tra l'altro poi il clero cattolico lo ha mutuato, no? Guardi, se tutti li vediamo, insomma, che i vescovi portano gli zucchetti viola, i cardinali rossi, il papa bianco, no? Lo zucchetto è identico, quasi identico alla kippah. Cosa indica quella cosetta che uno si mette, insomma, nella parte superiore della testa, no? Tra la parte superiore della testa e la nuca. Quello indica il fatto, esprime, che io vivo all'ombra dell'Altissimo, che l'ombra dell'Altissimo mi copre, il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre, lui è sempre con me. E quindi la mia testa deve stare sempre consapevole di questa sua presenza. È una cosa bella questa qui. È una cosa bella, perché se viene coltivata, anche, no? Pensare sempre al Signore, sta succedendo una cosa dolorosa, una cosa che io non capisco, no? Queste forme di amare Dio con la mente. Non capisco una cosa, non fa niente che non capisco io. Dio capisce, glielo dico, Signore mio, non ci sto a capire niente io di questa cosa qui. Non so perché è successa questa cosa, non so perché oggi mi metti davanti a questa situazione, però tu ci capisci. Allora, facciamo così: se è importante o necessario che ci capisca qualcosa pure io, perché magari tu ti aspetti che io mi comporti in un certo modo, mandami un po' di luce. Se invece vuoi semplicemente che io mi umili, che soffra questa situazione, che entri in questa situazione di buio, di morte, senza capirci niente, perché tu questo vuoi adesso da me, va bene lo stesso. Quindi capiamo, no? Altra cosa di amare Dio con tutta quanta la mente è occupare la mente nel conoscere il Signore. Perché noi Dio non lo conosciamo, no? Allora, interessantissimo, più tu ami il Signore e più vuoi conoscerlo sempre meglio. E tra l'altro poi meglio lo conosci e più ancora lo ami. Sono dei movimenti bellissime, circolari, no? Ecco, l'importante è che sia chiaro che questa, anche in questa terra, dovrebbe essere la prima nostra occupazione. Gesù dice: questo è il primo e il più grande dei comandamenti. Comandamenti vuol dire cose che sono da fare.
prima di ogni altra cosa, prima del lavoro, prima dei tuoi doveri, cioè, che poi, per carità, il lavoro e i doveri è fare la volontà di Dio, no? Però il primo comandamento è la prima cosa. Viene prima dell'amore, degli amori anche più santi, prima dell'amore allo sposo, alla sposa, all'amore ai figli, alle figlie, al padre, alla madre, no? Gesù lo dice nel Vangelo. Dicevo qualche tempo fa, mi pare che era un intervento del caro amico, l'avvocato Amato, che mi ha colpito e che dico, ma io questa cosa la devo ripetere alle mie pecorelle reali o virtuali. Dice, è assurdo che qualcuno, che ci sia qualche cristiano che non conosce tutto il Vangelo. Gesù nel Vangelo dice chiaramente, chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me? Il figlio o la figlia, eh? Io non ce l'ho i figli reali, ma chi c'ha i figli reali? A Napoli dicono che il figlio è uno pietzegor. Quindi, cioè, amare Dio più di un figlio? È certo, c'è anche quell'altro passo del Vangelo, no? Se uno viene a me, e nell'antica traduzione c'era non odia suo padre, la madre, i figli, cambia persino la propria vita, no? Oggi, siccome questo è un semitismo, perché non è che si tratta di odiare, no? Gli ebrei parlano così, quindi parlano per iperbole, quindi si può adattare in italiano con se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami il padre o la madre, che è la nuova traduzione della CEI, no? Però il concetto comunque rimane. Cioè Gesù sta dicendo, l'amore verso di me viene prima degli amori più sacri e più santi. Attenzione che devono essere coltivati e vissuti, per carità. Il fatto che venga prima non è che li esclude, ma viene prima. Viene prima. Ecco. Andiamo a vedere amare Dio con tutta l'anima. 903. Cosa vuol dire amare Dio con tutta l'anima? Guardate che amare Dio con tutta l'anima vuol dire consacrare a Lui l'uso di tutte le potenze dell'anima nostra. Dell'anima nostra. E quali sono le potenze dell'anima nostra? Allora, qui chi conosce un pochino di antropologia classica, perché che è data conoscere, ci ho fatto qualche ciclo di catechesi, per esempio, c'è un consiglio per gli acquisti. Nel ciclo di catechesi che sono danno un senso alla vita di cielo, a un certo punto ci sono delle catechesi dove descrivo come è fatto l'essere umano. Attenzione, non sulla base della moderna anatomia, biologia o psicologia, ma sulla base dell'antropologia e della psicologia classica, che sono quelle che poi presuppongono anche gli autori, cioè per esempio San Giovanni della Croce o San Tommaso d'Aquino, quando parlano delle potenze dell'anima, dicono una cosa molto molto ben precisa. Se uno non conosce l'antropologia classica, ma che significa le potenze dell'anima? Che caspita sono? Cioè, uno non si raccapezza, no? E qui il Catechismo di San Pio X usa questo termine, no? Vuol dire consacrare a lui l'uso di tutte le potenze dell'anima. Quali sono? Allora, le potenze dell'anima sono le sue capacità, d'accordo? Inerenti ad essa, quindi qualcuno le può chiamare le sue funzioni, le sue facoltà, d'accordo? Se uno lo fece in inglese, le skills, ok? Le abilità, le capacità. E quali sono? Sono quelle della parte superiore della nostra anima, le tre potenze spirituali, che sono la memoria, l'intelletto e la volontà, la memoria, no? Pensiamo a quanto è importante la memoria nei confronti di Dio, no? Quel bellissimo Salmo, il Salmo 61, se non ricordo male. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Ecco, quando qualcuno fa qualche veglia, quando facciamo qualche veglia, lo dico per i miei followers che mi seguono anche in queste pazzeriellate, no? Pazzeriellate si può dire, non lo so, insomma, no? Ecco, di protrarre qualche tempo notturno in preghiera, no?
Penso a te nelle veglie notturne oppure nel mio giaciglio di te mi ricordo. Cioè coltivare per esempio il ricordo di Dio, no? Al tuo nome e al tuo ricordo, dice un altro salmo meraviglioso, si volge tutto il nostro desiderio. Ci sono le potenze spirituali, quindi la memoria, l'intelletto, no? L'intelletto il cui più nobile uso è imparare a riconoscere Dio presente, per esempio, nella creazione, nelle cose che ha fatto, o applicare l'intelletto a conoscere meglio il Signore, a conoscere quello che vuole, a fare discernimento, a capire bene la sua volontà, quella generale, quella espressa per tutti, cosa vuole da me in particolare oggi, nella mia situazione di vita, eccetera, eccetera, no? E poi la volontà che è il luogo di esercizio della nostra libertà e che veramente deve essere, troverà la pienezza di se stessa, tanto quanto si va completamente a sperdere in quella divina, cioè non ha più nessun'altra funzione, cioè, che era un po' come quella della Beatissima Vergine Maria, della Madonna. Se la Madonna, come dire, sentiva semplicemente volontà di Dio, io me la immagino così, non capiva più niente, cioè, volontà di Dio. Appena sente volontà di Dio, non capisce, è chiuso, non si pensa ad altro, perché la vita della Madonna è stata soltanto questa, non fare mai un atto di volontà propria. Quindi, ma poi abbiamo anche le potenze inferiori, non soltanto quelle superiori, perché c'è la parte sensitiva, quindi i nostri desideri. A chi sono rivolti? Che cosa desidero io? Pensiamo quando abbiamo trattato la virtù della speranza, no? Il desiderio del paradiso, che è una delle, cioè, posso ridire una cosa, questo, cioè, io in questi tempi la sto dicendo in continuazione. Qui sono tutti quanti ancora terrorizzati della morte corporale. Poi paradossi dei paradossi, no? Tutti terrorizzati della morte corporale, tra poco in Parlamento cominceranno a discutere i disegni di legge sull'eutanasia. Allora, c'è chi è terrorizzato della morte corporale, chi invece poi deve firmare per andarsela a fare prima del tempo, no? Quindi paradossi di questo strano mondo, insomma, no? Il desiderio sapete che i mistici dicono che, i santi dicono che c'è un posto nel paradiso, nel purgatorio, prima di entrare in paradiso, qualcuno lo chiama il prato verde o il prato fiorito, dove non ci sono più pene, i peccati sono purificati, ma si fa la ginnastica del desiderio, perché, cioè, vedere Dio, cioè, ma dovrebbe, cioè, quando noi, un giorno vedrai Dio, cioè, noi siamo incamminati verso la meta della nostra esistenza, che è vedere Dio. Ma questo dovrebbe essere il principale desiderio, cioè, se uno ti dovesse chiedere qual è il tuo desiderio più grande, adesso, qua sono tutti terrorizzati di morire. Noi figli di Dio siamo amanti della vita, mica disprezziamo la vita terrena, ma noi siamo super amanti della vita eterna. Cioè, se Dio vuole che io sto qui in altri 100 anni, speriamo di che non siano così tanti, perché lui questo vuole, perché vuole che lo serva, perché forse gli serva qualcosa, ma pure 200. Ma se per lui non ci fossero problemi, ma magari potessi partire tra 30 secondi, ve lo dico proprio francamente, senza manco finire sta catechesi. Se a me uno mi dicesse: guarda che tra 10 minuti non finisci sta catechesi, devi presentarti al cospetto di Dio. L'unica cosa, speriamo che di essere pronti, insomma, speriamo, cioè, io sto cercando di vivere, ma magari. Capite? Cioè, noi dovremmo arrivare al termine della vita, un po' come è arrivata la Madonna al termine della vita terrena, che dopo che Gesù è asceso al cielo, per la Madonna sono cominciati 25 anni abbastanza critici, insomma, non avere più, certo che c'aveva chi lo sa quante estasi, chi lo sa quanti doni straordinari, però non c'era più la presenza sensibile di Gesù, ma lei da allora ha cominciato il conto alla rovescia, sicuramente, cioè, ha cominciato un timer che, pur rimanendo graniticamente unita alla volontà di Dio, adempiendo la sua missione, stando vicino agli apostoli, ma sicuramente c'aveva il conto alla rovescia, non vedeva l'ora. E quando quel giorno è arrivato, stava al settimo cielo, stava.
dovremmo trascorrere la vita così, amici miei. Non desiderando altro che questo. Capite come la fede, la speranza e la carità, no? Che esiste il paradiso, lo conosciamo dalla fede, che lo attendiamo e che cominciano a scaldarsi i motori, lo impariamo dalla speranza, ma che questo poi diventi veramente la ragione della nostra esistenza. E questo è proprio della carità, perché sì, noi qui abbiamo tante modalità belle di unirci con il Signore attraverso tante cose, no? Però qui è sempre un'unione imperfetta, è un'unione parziale, anche se uno ci avesse un'estasi e vedesse il nostro Signore, sì, hai visto il nostro Signore, beh, beato te. Però l'estasi comincia e poi finisce, cioè finita l'estasi, torni alla tua vita normale, no? Sta cosa, cioè, non finirà fino a quando non abbiamo il compimento, no? Questo che le potenze, i desideri fanno parte delle potenze sensitive. E le potenze sensitive, per esempio, sono anche le gioie. Cerca la gioia nel Signore, per esempio, il bellissimo Salmo 37. Esaudirai i desideri del tuo cuore. Dove la cerchiamo noi la gioia? Quali diletti ci piacciono? Sapete, no? Adesso ci sono tutte quante. Posso fare qualche battutina, no? Mi si passerà. Non si può più andare di qua, non si può più andare di là se tu non c'è questo documento, se non c'è quest'altro documento a destra e a sinistra, no? E quindi, vabbè, per i figli degli uomini, ma per un figlio di Dio, se deve rinunciare a qualche divertimento, anche lecito, insomma. Non è che gliene importi poi tutto quanto sto granché, perché chi ha conosciuto le gioie che vengono dal Signore, per carità, se il nostro Signore ci concede una serata in pizzeria, d'accordo, o un bel film al cinema, per carità, Dio sia benedetto, se si tratta di cose belle, le si prendono dalla mano di Dio e lo si ringrazi, ma se non ci stanno non c'è nessun problema, ma proprio nessuno, insomma, no? Certamente, io vorrei, spero di essere rettamente compreso, quello che vorrei far passare, insomma, se ci riesco, è che quando si comincia a vivere la carità e l'amore di Dio, certo, la terra non è il paradiso, d'accordo? Qui siamo nella prova, qui siamo nella tentazione, però dal momento che in paradiso, come ci ha detto San Paolo, abbiamo iniziato con il commento dell'Inno alla Carità, no? La fede e la speranza passeranno, ma la carità no. Perché la carità comincia qui e si compie in cielo. Quindi se uno comincia a vivere l'amore di Dio seriamente qui, beh, in qualche modo, qualche lontanissimo, come dire, anticipo del paradiso, lo vive. Perché in paradiso, certo, però lo vive. Quindi amare Dio con tutta l'anima. E poi nel 1904, che vuol dire amare Dio con tutte le nostre forze? Tutte le nostre forze. Anche qui. Amare Dio con tutte le nostre forze vuol dire procurare di crescere sempre più nell'amore di Lui. Attenzione, crescere sempre più nell'amore di Lui. Due. Fare in modo che tutte le nostre azioni abbiano per motivo e per fine l'amore di Lui e il desiderio di piacergli. Oh, qui veramente siamo veramente in un altro orizzonte stupendo, meraviglioso, no? Crescere sempre più nell'amore di Lui. Crescere sempre più nell'amore di Lui. Lo avremo sempre abbastanza poco. I santi hanno fatto follie per amore del Signore. Molte follie dei santi, che alcuni hanno veramente esagerato, diciamo così, no? Ma hanno esagerato se uno fuoriesce dall'orizzonte dell'amore.
Perché l'amore di per sé esagera. Cioè, quando una persona è innamorata se lo può permettere, magari alla moglie o alla fidanzata, gli regala un gioiello, che ne so, da 30.000 euro. Un'esagerazione, insomma, no? Ma l'amore esagera quando è amore, no? O si fanno le follie. Uno magari vive in città lontane, quando è chiappa, si fa un viaggio di 10 ore per vederti un'ora e poi ritorna indietro. Ma per un'ora ti fai 20 ore, 10 andare e 10 tornare. Ma certo che se uno è innamorato, questo è assolutamente normale. Cioè, se uno è innamorato. Quando uno è innamorato, sente il bisogno di fare follie. E se ne va inventando sempre di nuove. Quindi si fa in modo di crescere sempre più nell'amore di lui. Ma possiamo chiederci, no? E nel segreto, chiediti, tu che ascolti questa catechesi, nel segreto del tuo cuore, quante follie d'amore che conosce soltanto Dio, non deve conoscere nessuno, hai fatto per lui. Quante cose hai fatto soltanto per lui per dimostrargli il tuo amore, per mostrargli. Vabbè, ma è una cosa piccola, io che sono povero essere umano, non fa niente, tanto lui accoglie. Quante ne abbiamo fatte? Poi che tutte le nostre azioni abbiano per motivo e per fine l'amore di lui, attenzione, quando una persona comincia a vivere nella carità, allora, ci mettiamo subito d'accordo. Questa cosa piace a Dio. Qui non c'è soltanto più il problema, sapete, io sono sacerdote, quindi padre, ma questa cosa è peccato o non è peccato? È peccato o non è peccato? È chiaro che noi dobbiamo avere chiaro il margine, il confine tra il lecito e l'illecito, perché il peccato ha morte, ma i peccati non si fanno. Ma questo, dentro l'orizzonte della carità, come dire, è il punto di partenza, cioè non mi passa neanche per l'anticamera, perché con un peccato io non soltanto che non lo faccio contento al nostro Signore, ma lo dispiaccio profondamente, lo offendo profondamente, rinnovo la passione e la morte di Gesù, me ne rendo causa diretta. Cioè, quindi chi di noi, dopo la conversione, sarebbe così folle a fare un peccato mortale che sarebbe come se tu prendessi il martello e cominciassi a prendere a martellate quelle povere mani e quei poveri piedi di nostro Signore Gesù Cristo. È da folli, no? Però questo non basta. Quello che piace al Signore, e poi non soltanto quello che piace oggettivamente al Signore, ma quello che piace è fatto solo per amore di lui, io lo faccio per lui, lo faccio per te. Allora, questo step già ci introduce all'amore del prossimo, perché l'amore del prossimo diventa, non dico facile, ma molto meno difficile quando è vissuto come deve essere vissuto, perché nell'atto di carità si dice: e per amore tuo amo il prossimo come me stesso. Perché molti nostri prossimi non sono amabili, non lo sono affatto. Non lo sono affatto, non sono amabili. Non lo sono. Sono pieni di difetti, oppure ci trattano male, oppure addirittura ci trattano ancora che peggio che male. Quindi ci hanno fatto delle partacce, ci hanno fatto delle cose brutte, ci deridono, ci calunniano a volte, ci perseguitano, ci diffamano. E come faccio a amare sta gente qua? Per amore di lui. Dio vuole che noi amiamo il prossimo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Tu lo vuoi? E allora si fa. Punto. E le motivazioni per amare il prossimo sono soprannaturali. Io amo il prossimo prima perché il prossimo ha la dignità di essere umano. Creatura di Dio, c'ha l'anima. È un capolavoro dell'Altissimo, anche se
a causa della sua cattiva volontà, avesse talmente tanto abbrutito e degradato la sua umanità da rendersi riconoscibile, da essere un mezzo mostro che cammina, una specie di demone incarnato, comunque quell'anima viene da Dio, l'ha fatta lui. E quell'anima è costata tutto il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, che il nostro Signore Gesù Cristo l'avrebbe versato tutto anche solo per quell'anima che a me sta tanto antipatica. E se servisse a qualcosa, tornerebbe sulla terra a soffrire tutto quello che ha sofferto, se fosse possibile, anche di peggio, anche solo per quell'anima. Quindi, che faccio? È preziosa agli occhi di colui che io tanto amo, se amo il Signore, e quindi preziosa per te, è preziosa pure per me. Noi sappiamo, no? Quando siamo innamorati, gli amici del nostro amoroso sono i miei amici, i nemici del nostro amoroso sono i miei nemici. D'accordo? Quindi, chiaro, chi è innamorato di Dio è un grande nemico del diavolo, perché il diavolo è un nemico di Dio. D'accordo? Quindi lo combatte, ne contrasta le opere. Però, se una cosa è cara al nostro Dio, è cara anche per me. E quindi se non lo faccio per amore mio o per amore suo, perché quello non è amabile, quello bisognerebbe fargli una faccia come una faccia tanta, dicono a Napoli, bisognerebbe fargli una faccia di schiaffi gonfio così, per quanto è cattivo oppure odioso, però è prezioso agli occhi del Signore? Sì, io amo tanto il Signore, sì. E allora amiamo pure sto prossimo qui, per amore di Lui. Tutte le cose, quando si è nella carità, sono mosse dal motivo e dal fine dell'amore suo e il desiderio di piacergli. Cioè, ecco, quando si vive nella carità, chiudo questo punto, non basta non faccio peccato, ma quali sono le cose che piacciono al Signore? C'è una cosa che il Signore piace di più, gradisce, pur senza averla comandata sotto pena di peccato. Man mano che siamo mossi dalla carità, ma quella cosa si fa. Ma se faccio il contrario faccio peccato? Non necessariamente. Ma se una cosa io vengo a sapere con certezza che è gradita o più gradita al Signore, io la faccio. Se sono innamorato la faccio. Se non la faccio vuol dire che non sono innamorato, perché chi è innamorato desidera far contento, dice, ma io posso, tu come possiamo fare contento Dio? È certo che possiamo fare contento Dio, se non desiderio di piacergli, che cosa sarebbe? Tu dici, ma ti pare che Dio pensa a quello che faccio io? Ma è contento di una cosa che faccio io, che sono un povero essere umano, una povera creatura, cioè quello è pienamente felice in se stesso, ti pare che sta a guardare quello che faccio io? C'è del vero in questo discorso, perché è ovvio che Dio in sé è pienamente felice e non possiamo noi. Però c'è una gloria accidentale, come insegnano i teologi, c'è anche tra virgolette, potremmo chiamarla così, una felicità accidentale che Dio vive, che da che cosa dipende? Da godersi le creature che ha fatto. Non ne ha bisogno, perché tutto quello che lui ha in se stesso basta e avanza. Quindi, e non gli può essere toccato e nessuno può in nessun modo toccarglielo, perché Dio è Dio. Però, come hanno insegnato i teologi, i grandi teologi, c'è una gloria accidentale, cioè che è quella che gli devono le creature e che se non gliela danno, certamente che quella a Dio non gli arriva, anche se ne può assolutamente fare a meno, non ne ha bisogno. Così c'è una sorta di, tra virgolette, felicità accidentale, non so come esprimere, il Signore Altissimo mi perdoni se sto sproloquiando, però purtroppo qualche cosa ce la dobbiamo inventare per raccapezzarci qualcosa. Se lui vuole, desidera tanto che io faccia delle cose che gli piacciono, vuol dire che da quello che faccio, lui può trarre un piacere o un dispiacere. Che non dire poi sta troppo a sottigliare, a quisquiliare, come è possibile, come non è possibile, ma Dio è mutabile, ma Dio è eterno. Cioè, ragazzi, cioè, ce lo siamo visti la volta scorsa, la nostra conoscenza qui è imperfetta. Come questo accada non lo possiamo sapere con certezza, però se la carità spinge a fare le cose per il desiderio di piacergli e
E se certe cose sicuramente mi dispiacciono, su questo non c'è dubbio, basta si legga qualunque biografia scritta dei santi da tutti quanti i secoli, d'accordo? Quindi basta, quindi una volta che c'è un'attestazione così plurima e multipla, questo è sicuro. Allora, ma fare le cose che gli piacciono costa sacrificio. Ma figurati, quando una persona è innamorata, cioè, non soltanto che i sacrifici non sono sacrifici, ma li vuole fare, li vuole, perché l'amore si dimostra nella capacità di soffrire per l'amato, no? Devo fare una cosa che piace al Signore e tutti mi prendono in giro. Allora, quando una persona è mossa dalla carità, se tutti mi prendono in giro, lo faccio due volte, lo faccio, capito? Cioè, proprio perché tutti così, soffrendo la presa in giro, mi costa il doppio, quindi magari già fare quella cosa è un sacrificio per me. Poi tutti mi prendono in giro, quindi c'è pure il carico da 90, e allora lo faccio il doppio, lo faccio. Così nostro Signore sarà ancora più contento. Capite, no? Quando uno. Ecco perché Sant'Agostino, mi pare che l'ho già detto, diceva ama e fa quel che vuoi, che è una frase che strumentalizzano e che può diventare la frase come quella degli hippie degli anni 60, o famo l'amore che tanto va tutto bene. Non è questo, cioè Sant'Agostino intende questo qui, cioè quando c'è questo amore di Dio plasmato, come fa una, cioè chiaro, rimaniamo deboli, rimaniamo imperfetti, dobbiamo essere sempre umili, non possiamo pensare che abbiamo sempre ragione o che stiamo sempre facendo quello che Dio gradisce, per carità, camminare sempre con timore e tremore, dice San Paolo, però è difficile che una persona che sia mossa da tale carità possa offendere Dio in maniera rilevante. Oppure, essendo aperto, se si dovesse accorgere che magari ancora sta invischiato in qualcosa che da un punto di vista oggettivo offende Dio, ma anche se lui non lo sapeva, appena qualcuno glielo dice, dice, mamma mia, stop, finito. Subito. Quindi desiderio di piacere, noi figli di Dio, a me, a te. Quello che ci deve importare è quello che pensa il Signore di quello che facciamo noi. San Francesco ama a dire: se tu sei buono agli occhi di Dio e tutti quanti pensano che sei cattivo, tu buono rimani. E se tu agli occhi di Dio non funzioni, non va quello che fai, tutti quanti dicono bravo, tu cattivo rimani. Il Vangelo della messa di ieri. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Guai. Perché se gli uomini dicono bene di noi, amici miei, la maggioranza degli uomini sono amici di Dio o non sono amici di Dio? Non sono amici di Dio. E se dicono bene di noi, sapete come dice il proverbio, no? Simile scum similibus, chi è che dice bene di te? Dice bene di te una persona che si riconosce in te. Ma se la maggioranza degli uomini sono lontani da Dio, dicono bene di me, che vuol dire? Vuol dire che io sono come loro, vuol dire che anch'io sono lontano da Dio. Se invece me ne dicono sacca una sporta, potrebbe essere un segno buono, non è detto, perché potrei anche essere cattivissimo me, insomma, potrei anche essere un poco di buono, potrei anche essere uno che sta un po' esaurito e sta fuori di testa, e quindi il prossimo meno mi vede meglio sta perché sono fastidioso. Non si precipitino subito le conclusioni. Però, se dovesse dipendere dalle scelte che io ho fatto perché intendo piacere soltanto a Dio, ringraziamo il Signore, infatti Gesù dice: rallegratevi, fate la festa ed esultate quel giorno lì, perché così facevano i loro padri con i profeti, perché grandissima sarà la ricompensa nei cieli. E con questo siamo già passati allo step del 905, no? Dice: perché dobbiamo amare il prossimo noi? Una cosa molto molto semplice. Amiamo il prossimo, dobbiamo amare il prossimo per amore di Dio, perché Egli ce lo comanda e perché ogni uomo è immagine di Lui, l'ho già accennato prima. Guardate che io spero che comprendiate una cosa, no? Adesso lasciate perdere chi sta facendo questo ciclo di catechesi che non fa niente, lo strumento, non guardate mai lo strumento, d'accordo? Perché io qui sto facendo il pappagallo, quindi cioè non. Cioè, leggo quello che dice San Pio X con qualche piccola parola di
commento, no? Ma non, cioè, io faccio sempre, come dicevano, il nano sulle spalle dei giganti. Prendo i giganti, mi ci metto sulle spalle, faccio mie le cose che hanno detto, semplicemente per diffonderle. Quindi, però, quindi lasciate perdere lo strumento, sempre. Ma capite quanto è importante essere formati, però. Queste cose bisogna saperle. Perché quando mi prendono i 5 minuti che qualcuno meno lo vede, meglio sto fermi. Io amo il prossimo per amore di lui, perché me l'ha comandato. Perché lui lo vuole. E perché pure sto disgraziato che mi è stato avanti e che mi dà il tormento, è immagine di Dio. Gesù ha versato il sangue. Gesù fino al termine della sua vita farà di tutto per salvarlo e per strapparlo dall'inferno. E quindi almeno preghiamo per lui, non reagiamo, non lo sopportiamo, non lo manda a quel paese, non gli è meno, cioè, d'accordo? Quindi, l'amore del prossimo, il secondo, capito perché è il secondo comandamento? È il secondo comandamento. Perché, primo, Dio viene prima. E secondo, perché se non c'è un grande amore di Dio, non ce la farò amare il prossimo. Non ce la farò. Perché l'uomo, a differenza, mentre Dio è sommamente amabile in se stesso, Dio è l'amore stesso. Il Cantico dei Canti a un certo punto dice: ma quanto è bello amarti, dice la sposa allo sposo. Cioè, è fine, è bello. È dilettevole. Amare il prossimo molto spesso, diciamoci la verità, amici miei, non è affatto bello, non è affatto divertente, è pesante, è faticoso, è doloroso. Alcune personalità sono proprio poverine, sono proprio pesanti, sono piene di difetti, proprio stracolme. Qui chi è? Cioè, se ci sta una sola creatura è amabile per se stessa, quasi come Dio, la Madonna. Chi è fortunato che ha conosciuto un pochino la Madonna, la ama, ecco, ma tolta la Madonna, cioè, anche i grandi santi c'erano qualche difettuccio o difettoccio qualche volta, insomma, no? Per cui sicuramente in certe realtà tutta questa grande amabilità non ce l'avevano. Ecco. 906. Siamo obbligati ad amare anche i nemici? Ovviamente, Vangelo sempre di Vangelo di domenica prossima, che io sto sempre a scrivere le omelie prima del tempo, no? Domenica prossima, dopo le beatitudini, il Vangelo nello spettacolare, sesto capitolo del Vangelo di Luca, questo lo dico per chi segue la diretta, ma tanto il Vangelo di Luca rimane sempre lo stesso, insomma, no? Anche per chi sentisse sta catechesi tra un anno, c'è subito un po' il discorso dell'amore al nemico. Possiamo amare il nemico? Certo che possiamo amare, possiamo e dobbiamo amare il nemico. Risposta 906: siamo obbligati ad amare anche i nemici perché sono anch'essi nostro prossimo e perché Gesù Cristo ne ha fatto espresso comando. L'odio nei confronti degli esseri umani non esiste. La vendetta nei confronti degli esseri umani non esiste. Chi si vendica allora la vendetta del Signore si legge nella sacra pagina ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati. Sempre. Tutti gli esseri umani hanno nei nostri confronti una carta di credito, una credit card. Hanno diritto al nostro amore. Nella sua forma base, che evidentemente la forma base dell'amore è un profondo rispetto. Un profondo rispetto, cioè nelle nostre modalità, cioè nelle nostre, speriamo di no, ma quello che si vede in giro oggi, insulti, offese, parolacce a gogo, ma dico, ma che caspita, e ahimè, ahimè, dico ahimè. A certi comportamenti non sfuggono anche alcuni battezzati a cuor leggero. Ma tu come fai a dire che sei cristiano
se ti comporti in questo modo. Il rispetto è la base della carità, la base. Perché, come dice San Paolo, la carità non fa alcun male al prossimo. Se tu dici a tuo fratello stupido, dice Gesù nel Vangelo, sarai sottoposto al sinedrio. No, se tu ti adiri con tuo fratello, sarai sottoposto a giudizio. Se gli dici stupido, al sinedrio, ma se gli dici pazzo, verrà nel fuoco della Geenna. Pazzo vuol dire lo offendi in maniera profonda. Io ai ragazzini del catechismo dico sempre, dico scusa un attimo, no? Se gli dici pazzo, vai all'inferno perché il fuoco della Geenna, questo l'ho scritto, scritto nel Vangelo, non lo dico io. E se gli dici vaffa, perdonatemi la filialità, no? Se gli dici vaffa in senso esplicito, uno si può mandare a quel paese qualcuno? Mai per nessun motivo. Anche le persone più spregevoli, anche le persone che hanno fatto delle cose vergognose, non si può. Quindi questa parola, a parte il fatto che la volgarità deve proprio sparire, ma per noi non c'è questo modo di relazionarsi. Come fa una persona a dire vaffa e poi va a mettere su quella lingua che ha detto vaffa l'ostia santa e va a fare la comunione? Ma con che coscienza, con che coraggio? Attenzione. 907. Che vuol dire amare il prossimo come se stesso? Allora, amare il prossimo come se stesso vuol dire desiderargli e fargli per quanto si può quel bene che dobbiamo desiderare noi stessi. Attenzione a quel per quanto si può. E non desiderargli né fargli alcun male. Non si desidera né si fa alcun male al prossimo. E attenzione. Step seguente. Quando è che noi amiamo noi stessi come si deve? Attenzione, amerai il prossimo come te stesso. Io dico sempre quando affrontiamo questo è il secondo, il grande comandamento, dico, beh, com'è questa cosa? Puoi anche dire, se io non ami te stesso, non ami il prossimo. Adesso non voglio fare un... Non voglio né addentrarmi nel campo della psicologia perché non è il mio campo, né tantomeno scadere in questo modo, no? Ma per esempio tanti comportamenti distruttivi nei confronti del prossimo, se uno va a scavare, va a vedere, dipendono molto spesso da situazioni di profondo disprezzo e non accettazione di se stessi, che poi si scarica anche sul prossimo. In ogni caso, anche qui, per chi volesse approfondire queste cose, c'è sempre dal nonsenso alla vita di cielo che tratta anche di queste di alcuni aspetti, cioè di alcuni passaggi di questo genere, no? E ora, noi amiamo noi stessi, quindi l'amore santo di noi stessi è doveroso. Noi non possiamo fare a noi stessi quello che non faremo al prossimo. Nessuno di noi ha il diritto, per esempio, di disprezzarsi, di offendersi, di reputarsi in maniera distruttiva o nulla. Spiego. I santi avevano un grande disprezzo di sé, ma avevano il sano e santo disprezzo di sé. Cioè, io disprezzo tutte le volte che per debolezza o per malizia, purtroppo, mi sono allontanato dal Signore, mi sono comportato male, ma quello che ho fatto per debolezza o per malizia non può mai cancellare il fatto che la mia anima, come quella di tutti, né più né meno, ma è tanto cara al Signore. E quindi io devo avere anche nei confronti di me stesso una forma di amore. Qui faccio ancora alcuni esempi molto molto concreti. La santità comporta, per esempio, un grande equilibrio nei confronti di noi stessi.
Cioè, alcune cose noi non le facciamo perché sono degradanti, non mi metto a farle, per una forma di rispetto verso me stesso. Pensate, per esempio, a tutte quante le mode invereconde femminili, oltre al peccato contro il sesto comandamento, la purezza, eccetera, eccetera. Una donna che fa così non ha nessun rispetto per se stessa. Non ce l'ha. Quindi lo stile, no? Il rispetto per noi stessi, per esempio, è l'ordine della nostra persona, il decoro, non il lusso, ma il decoro. Come ti vesti tu? Punto interrogativo. Il vestire è manifestazione di sano o distorto. Può essere anche malato o assente amore di noi stessi. Mo fanno tutti quanti i salutisti, d'accordo? Ma la cura del nostro corpo sana, cioè nel senso che il corpo è la mia abitazione sulla terra, dice San Paolo, me l'ha data nostro Signore, quindi io senza idolatrarlo, però lo custodisco. Custodisco significa che lo nutro, per esempio, bene, in maniera equilibrata, né troppo poco, non divento né obeso e nemmeno magro da fare la pubblicità per i bambini poveri del quarto mondo, per esempio. La mia persona sia sempre ordinata, sia sempre pulita, quantomeno, non servono. Ma è per gli uomini, ma anche per le femminucce, troppi orpelli. Ma è il nostro stile, no? Il sano amore di noi stessi. Ovviamente non è soltanto questo, ci sono delle cose più elevate, che adesso le vediamo con San Pio X. Quando è che noi amiamo noi stessi come si deve? Noi amiamo noi stessi come si deve quando cerchiamo di servire Dio e mettere in lui ogni nostra felicità. Ecco, perché l'amore sano e santo di noi stessi è l'amore per la nostra anima. E la nostra anima starà bene se serve il Signore, se vive in grazia di Dio, e se mette in lui ogni nostra felicità. Cioè, pensate che poi lo riprenderemo, adesso finiamo il Catechismo di San Pio X, poi ci sono alcuni appunti che io a suo tempo scrissi sulla Virtù cardinale, sulla virtù teologale della carità, che riprendono anche alcuni passaggi di San Tommaso, con cui termineremo questa sezione dedicata alla carità, a cui abbiamo dedicato un pochino di tempo ed è sacrosanto, perché questa è una virtù completamente dimenticata oggi. Vedremo anche quanto è bello quello che dice San Tommaso sul sano e santo amore di noi stessi, l'amore alla nostra anima, per cui ciò che mette a repentaglio il benessere della nostra anima lo eliminiamo immediatamente da noi. Anche il criterio, no? C'è gente, per esempio, che domande da padre, cioè, padre, sono tanti anni che sono stato in questo gruppo, in questo movimento, eccetera, eccetera, ma adesso non mi va più, cioè, non me la sento più, ho trovato altro, però mi sento in colpa se non lo rogento più, dico altro. Fermo. Noi in questo mondo non ci siamo sposati nessuna spiritualità e nessun movimento, nel senso che tutte queste cose sono strumenti, sono mezzi di cui il Signore si può servire per il nostro bene, ma non sono assoluti. Per cui è possibilissimo che tu hai ricevuto per 5-6 anni un beneficio da un certo movimento, dopodiché ti fa più che né caldo né freddo, trovi altro, vedi che questo altro fa bene alla tua anima e lascia tranquillamente quello che c'è, non ti senti in colpa, perché il criterio è il sano amore di se stesso, cioè ciò che giova al benessere, al progresso della tua anima, tu lo tieni, senza che, e ciò che non giova lo lasci, perché
Così la scelta del confessore, del padre spirituale. Si può cambiare il confessore, ma certo, e il padre spirituale pure, dipende dalle motivazioni. Se le motivazioni sono nobili, quindi qualcuno che mi aiuta maggiormente nella santificazione, ma certo che lo puoi fare. Si può pure cambiare parrocchia, cioè, anche dalle nostre parti è stato messo quasi nero su bianco che oggi, nel 2022, con le macchine e con le cose. La parrocchia territoriale è un concetto che lascia il tempo che trova, perché noi frequentiamo la parrocchia dove ci troviamo bene. Perché la parrocchia cioè, deve fare bene alla mia anima. Cioè la mia anima, questo non è egoismo, questo è sano amore di sé. Quando uno si prende cura della propria anima, Dio lo vuole questo qui. Ecco. Allora, finiamo il catechismo di San Pio X. Quindi noi amiamo noi stessi come si deve. Quando cerchiamo di servire Dio e mettere in Lui ogni nostra felicità. 909. Come si perde la carità? A. Basta un peccato mortale e la carità è la prima cosa che parte. Quindi quando una persona sente poco l'amore di Dio, si deve preoccupare un po'. Ecco. E come si riacquista la carità? La carità si riacquista facendo atti di amore di Dio, pentendosi e confessandosi come si deve, grande catechismo ad esempio, confessandosi come si deve, non fare le confessioni superficiali fatte tanto per fare, la confessione è un sacramento, i cui atti principali sono gli atti del penitente, va fatta e curata bene. Gli atti di amore di Dio sono gli atti di carità. Mio Dio, ti amo. Quante volte, se, come, qua, cioè dire a Gesù, alla Madonna, a Dio, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ti amo, cosa, cioè, due innamorati che non si dicono mai ti amo, non sono innamorati. La giustificazione è, ma che te lo dica a fa tanto lo sai che ti amo. No, 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 non è così. Gesù spiega. Perché conosce Luisa Piccarreta, c'è un passaggio bellissimo che spiega, dice, vuoi che ti dico che cos'è un ti amo da parte mia o da parte tua? Chi c'ha i libri di cielo, se lo vado a cercare, se lo vado a leggere. È una bomba atomica, ogni volta che te ne dici uno nuovo, aumenta la carità, aumentano. Quindi cioè, se abbiamo Suor Consolata Betrone, per chi la conosce, che era l'apostola dell'atto d'amore, stava dalla mattina alla sera a ripetere Gesù ti amo. O Gesù Maria vi amo, salvate tutte le anime. Tutto il giorno non faceva fare nient'altro che questo. Quindi, atti di amore di Dio. Continuazione. Bene, vedo che siamo andati abbastanza avanti con il tempo, meglio che ci fermiamo. E la prossima volta, forse, speriamo che con una sola puntata riusciamo a concludere il discorso sulla carità, se no saranno le prossime due. E pazienza, ecco. Però magari poi nei commenti scrivetemi qualche cosa, insomma, se c'è qualcosa che non va, specialmente chi questa è una diretta Telegram, sul canale Telegram puoi tranquillamente dire se è troppo, se mi sto dilungando troppo, accetto qualunque tipo di osservazione. Però a me da sacerdote sembra che occorre investire su questa virtù perché è poco conosciuta, è poco praticata, scambiata. Con quelle piccole forme di, per carità, di bella e importante carità umana, che però certamente vengono dopo le altezze che stiamo contemplando. Bene, alla prossima con la mia benedizione, amici e amiche carissime, a chi ha seguito la diretta, una santa notte a tutti, a chi segue in differita. Appuntamento alla prossima puntata.